Bentrovati con questo nuovo appuntamento con Family TV, lo spazio di informazione settimanale di Federanziani dedicato a tutta la famiglia. E è stata accolta da una grande affluenza di pubblico l'assemblea di Federanziani per la regione Sicilia, svoltasi a Catania in questi giorni, alla presenza di migliaia di persone provenienti dalle diverse province dell'isola. Neoeletta alla carica di presidente regionale, una giovane donna di 19 anni, in linea con l'impegno per il rinnovamento generazionale dei suoi vertici e per la valorizzazione del lavoro dei giovani portato avanti da Federanziani. Vediamo. Sono circa 1.500 gli anziani provenienti da tutta la Sicilia che si sono riuniti a Catania in occasione dell'Assemblea regionale Federanziani per rinnovare le cariche locali della Federazione. L'Assemblea, svoltasi presso il Polo Fieristico Congressuale Le Ciminiere, ha visto la partecipazione di numerosi esponenti delle istituzioni nazionali e locali, tra cui il Presidente della Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati, Giuseppe Palumbo, il Senatore della Repubblica, Nino Strano, l'Assessore alla Salute della Regione Sicilia, Massimo Russo, l'Assessore regionale ai Beni Culturali e all'Identità Siciliana, Sebastiano Missineo, e l'assessore regionale al territorio e ambiente, Alessandro Aricò. Nell'assemblea si è toccato anche il tema della solidarietà internazionale, con la presentazione delle opere realizzate da Federanziani Solidarietà in Kenya, tra cui Pozzi d'Acqua, una scuola di arti e mestieri, una scuola per l'istruzione primaria, una medicheria. A presentare l'attività dell'associazione è stato il presidente di Federanziani Solidarietà, il professor Giuseppe Pozzi. L'Assemblea ha infine portato al rinnovo delle cariche regionali della Federazione con la nomina di Elisa Di Bella a presidente della Federazione per la Regione Sicilia. Elisa Di Bella, neopresidente per la Federanziani della Regione Sicilia. Con quale spirito si presenta e qual è il suo programma per questo mandato? Beh, certamente mi presento con grande entusiasmo, con la voglia di migliorare certamente una situazione sanitaria che va poco bene in Sicilia. Noi abbiamo un gruppo di giovani, sono giovani che hanno voglia di fare, che credono negli anziani siciliani, che sono una grande risorsa per il nostro paese, per la nostra regione. Il nostro obiettivo certamente è quello di guardare gli sprechi in sanità, che sono davvero tanti. Io credo che le istituzioni saranno al nostro fianco e credo soprattutto che potremo fare un ottimo lavoro. E poi la campagna di comunicazione che stiamo avviando con l'assessore Massimo Russo, abbiamo firmato il protocollo d'intesa che prevede appunto l'organizzazione di 300 microconvegni in un anno, dove si tratterà all'interno dei nostri centri diverse tematiche, quali la terapia del dolore, i farmaci equivalenti e quindi tutte quelle, diciamo, informazioni utili che possono servire ai nostri anziani. E sul territorio siciliano Federanziani lavora fianco a fianco con le istituzioni attraverso una serie di progetti, campagne di comunicazione, protocolli d'intesa finalizzati alla promozione del diritto alla salute e di strategie per l'invecchiamento attivo. Abbiamo incontrato due protagonisti di queste intese, l'assessore alla salute della Regione Sicilia Massimo Russo e l'assessore ai beni culturali e all'identità siciliana Sebastiano Missineo. Assessore, è stato siglato un protocollo d'intesa tra l'Assessorato alla Salute della Regione Sicilia e la Federanziani. Cosa prevede questo protocollo? Beh, intanto è uno strumento straordinariamente interessante perché consente il reciproco scambio di informazioni. Per un assessorato come quello della salute, che ha una popolazione che invecchia, è uno strumento operativo estremamente importante. Abbiamo individuato un'azienda, quella di Palermo, l'ASP di Palermo, per il recall, per il richiamo e il riutilizzo dei dispositivi e degli ausiliari, ma la prospettiva è quella di avere le esigenze di questa popolazione, scambiarci i dati e mettere insieme in campo una strategia che vuole tutelare gli anziani, dare le migliori opportunità, consentire agli anziani di accedere a delle informazioni che spesso non arrivano, consente per esempio di stimolare l'opzione culturale verso il vaccino, quello antinfluenzale che salva delle vite e che fa risparmiare, consente di dare
dei messaggi sugli stili di vita, sui comportamenti per prevenire le malattie o per gestirle al meglio. Quindi è uno strumento importante che segna un altro passo in avanti dell'assessorato di apertura verso i proprietari del sistema, cioè i cittadini. Assessore, la Federanziani ha lanciato un appello all'assessorato alla salute della Regione Sicilia, quello ad abbassare l'età vaccinabile. Cosa risponde? Che lo valuterò con i miei uffici, mi pare una proposta interessante, ma io rilancio e chiedo comunque che Federanziani mi dia una mano alla Sicilia per convincere gli anziani ultra 65enne a vaccinarsi. Assessore Missineo, quali le possibili intese tra il suo assessorato e la Federanziani? Ma c'è una grande opportunità che noi abbiamo e che stiamo cercando di perseguire, che è quella di definire un protocollo di intesa per utilizzare queste risorse umane all'interno dei nostri musei per aumentare i livelli di custodia, di tutela, di conservazione. Un fabbisogno enorme che noi abbiamo, perché non riusciamo con le nostre risorse a coprire questo fabbisogno, che spesso ci porta a chiudere i musei. Ecco, questo, la possibilità di utilizzare queste associazioni di volontari e in particolare di associazioni di anziani può essere una bella opportunità, una cosa che comunque viene fatta anche all'estero ed è una buona opportunità sia per noi, perché potremmo garantire l'apertura dei musei, sia per le risorse per gli anziani, che diventerebbero veramente una risorsa strategica per noi, perché da un lato potremmo dare anche un compenso e quindi integrare la loro pensione, e dall'altro potrebbero rendersi utile per una causa importante, quella tra l'altro dei beni culturali in Sicilia, che sono uno dei pochi patrimoni e delle vere risorse per lo sviluppo di questa regione. Un tavolo con istituzioni, medici, farmacisti, esponenti dell'industria brand e di quella dei generici per avviare un modello virtuoso in cui la promozione dei farmaci generici alimenti anche l'innovazione e la ricerca. È la richiesta emersa dal congresso di Assogenerici dal titolo Generici e biosimilari, le chiavi per la sostenibilità del servizio sanitario nazionale svoltosi a Roma. Vediamo. Appropriatezza terapeutica, maggiore ricorso ai farmaci generici e biosimilari e riutilizzo delle risorse liberate in sanità tra gli elementi di un sistema più sostenibile. Questo è il tema affrontato al quarto convegno Generici e biosimilari, le chiavi per la sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale, promosso da Assogenerici e svoltosi a Roma. I principali attori della filiera hanno fatto il punto della situazione e delineato i possibili scenari futuri, in un momento in cui il mercato dei farmaci generici in Italia ha registrato una frenata. Un paradosso a prima vista, considerato che in tempi di crisi si cerca sempre di più di risparmiare. Le recenti politiche di contenimento della spesa farmaceutica, orientate prevalentemente a drastici tagli delle risorse, unite a un quadro generale del paese in difficoltà, conducono sempre di più verso una realtà non più sostenibile. Una situazione che vede un aumento della spesa farmaceutica a fronte di una sostanziale riduzione di accesso alle cure. In Europa il consumo medio di farmaco generico oggi è arrivato intorno al 60%. Sono paesi come l'Inghilterra dove il consumo di farmaco generico è intorno all'85% del totale dei farmaci consumati. In Germania siamo intorno al 65%, gli Stati Uniti 75%. Se ci fossero dei problemi con i farmaci generici, i cittadini tedeschi, inglesi, americani morirebbero con regolarità o non avrebbero terapie corrette o non sarebbero curati in modo adeguato. Non mi sembra. Non ci siano anche altri paesi dove c'è una certa percentuale di resistenza. Il livello di resistenza italiano è anomalo, totalmente atipico, senza nessuna ragione, senza nessuna motivazione, senza nessun dato, senza nessuna evidenza e quindi difficilmente comprensibile. Io credo che per diffondere la cultura del farmaco generico sarebbe indispensabile un'unica cosa: che ci fosse un senso civico nel rispetto del nostro paese, che si pensasse a trovare la soluzione per far sì che l'Italia esca da questo momento così difficile, se si capisse che anche utilizzando il farmaco generico in maggiore
quantità si potrebbero ridurre le tasse alla gente. Le persone fanno fatica a capire che il farmaco non è gratis, che un operaio mediamente ogni mese ha una detrazione fiscale di 10 euro per pagare le medicine, che lui le consumi o meno. Un quadro, un impiegato, ogni mese lasciano al sistema sanitario circa 30-50 euro per le medicine. Un dirigente arriva a 100 euro. Che le consumino o meno, quelle le pagano. Quindi non è vero che il farmaco è gratis, anzi, è assolutamente ben pagato. Se si usasse il generico, probabilmente in maggiore quantità si potrebbero risparmiare anche 2-3 miliardi di euro, che potrebbero facilmente trasformarsi in minori tasse e quindi a beneficio di tutti. C'è chi non paga i medicinali, sono gli evasori fiscali. Se parliamo delle resistenze, credo sia un fatto culturale. Esistono delle scaramucce tra i vari comparti del branded e chiaramente del mercato dell'equivalente, ma di fondo c'è ancora una poca conoscenza dal punto di vista di noi cittadini. Un errore fondamentale è proprio quello dei medici, che hanno perso il ruolo di propositori nella prescrizione. Io credo che ogni farmaco debba essere prescritto in base a scienza e coscienza, ma soprattutto manca un terzo, eticità. Allora, se il valore etico all'interno della persona di quel medico è elevato, troveremo uno spostamento verso ciò che è più equivalente possibile. Se la parte etica del medico è un po' ridotta, troveremo ancora il branded. Secondo aspetto, all'interno delle farmacie. Il farmacista è un imprenditore e di conseguenza compra stock, quello che gli conviene compra. In questo caso sta a noi cittadini saper dire al farmacista: voglio A, voglio B o voglio C, con il suggerimento da parte del medico. Secondo molti studi che abbiamo fatto o anche delle ricerche che abbiamo visto all'interno di questo congresso, molta colpa del non sviluppo del mondo degli equivalenti lo dobbiamo appunto all'AIFA, che ha completamente annullato ogni tipo di campagna informativa a favore dei cittadini. Insomma, il farmaco equivalente può rappresentare un'ottima strada da percorrere nell'ottica del contenimento della spesa sanitaria. Naturalmente è importante che questo processo venga accompagnato da una maggiore e corretta informazione e promosso anche dai medici, soprattutto quelli di famiglia, tra i quali però non c'è una posizione univoca. Riteniamo che l'uso dei farmaci equivalenti generici sia un segno di civiltà da parte dei medici, un segno di consapevolezza dei problemi del paese e sostanzialmente l'accettazione di ciò che ormai in tutti i paesi del mondo, non da ora, da 20 anni, è una prassi consolidata e che non è né criticata né messa in discussione. Questa è la posizione di una parte dei medici di medicina generale, quelli che appartengono alla mia associazione e non solo, e ritengo che sia così ragionevole da dover essere accettata da tutti, evitando accuratamente di utilizzare delle argomentazioni abbastanza, come dire, scorrette per demonizzare i farmaci equivalenti, per far credere che i farmaci equivalenti siano di qualità inferiore rispetto agli altri, perché questo non è vero, e soprattutto veramente con un grande senso civico e di responsabilità civile e professionale. E con questo è tutto, potete rivedere le nostre puntate all'indirizzo www.familytv.it, scriverci a redazione@familytv.it e soprattutto seguire le iniziative di Federanziani sul sito www.federanziani.it.